Ciao! Allora, siamo arrivate che vi devo parlare della BB Cream. Tutti abbiamo provato la BB Cream, la CC Cream, chissà che cosa, anch'io vi parlo della BB Cream. Ne ho provate diverse, devo dire, ma questa ve la devo consigliare perché è quella che mi ha soddisfatto di più. Allora, la BB Cream è Peu Perfect, Peu Perfect, pelle perfetta, 6 in 1 del Livre Rocher. Eccola. Non tanto perché del Livre Rocher, ma davvero mi è piaciuta tantissimo. Prima di questa ho provato tutte, ho provato quella della L'Oreal, ho provato quella della Deborah, ma non mi è piaciuta, ho provato quella della Clinique, costa tantissimo, ma non mi è piaciuta. Questa mi è piaciuta. Questa è la tinta media, 6 in 1, è un 50 ml. Fammi vedere il colore. Il colore è questo. Mi è, oltre al fatto che è una profumazione molto molto gradevole ma molto leggera, perché la crema non deve, la crema e fondotinta non devono avere una gran profumazione, molto gradevole e molto leggera, mi è piaciuta tantissimo perché è modulabile e senza fare strato spesso. Quindi, primo passaggio, se volete proprio un effetto leggero solo per uniformare l'incarnato, passate anche solo con le mani, prendete un po' sulle mani, fatto, oppure fate i puntini come volete, la passate e siete a posto. Volete una coperenza un po' maggiore in certi punti, oppure per dare un attimo un tono al viso, magari, che ne so, volete una coperenza anche solamente la zona T, la ripassate e quindi la ripassate un attimo in certe zone e copre, copre senza fare quell'effetto mascherone che non mi piace. Se invece vogliamo già da subito una coperenza media, sempre restiamo sulla media, non può avere una BB cream, una coperenza alta ovviamente, restiamo sulla coperenza media, allora la possiamo applicare con i polpastrelli, ok? Con la spugnetta o con il pennello. Quindi come se fosse un fondotinta, però è invece una BB cream. Mi è piaciuta tanto, oltre a questo, perché resta ferma tutto il giorno, si assorbe molto velocemente ed è. Non è unta, sì, anche adesso che è tutto, cosa sono, le 6:30 del pomeriggio ed ce l'ho asciutta questa mattina. Non è unta, non trasuda, non sei lucida più di tanto, è molto molto buona, proprio perché è all'interno degli estratti di riso, quindi comunque sia va ad opacizzare, assorbire il sebo, assorbire il sudore e in estate sappiamo che comunque si suda e mi è piaciuta tanto, ve l'ho già detto tantissimo, quindi io non posso che straconsigliarvela perché davvero è la BB cream per eccellenza. Quando non vogliamo usare la crema colorata e quando non vogliamo usare il fondotinta perché è troppo pesante, questa è davvero la via di mezzo che mi piace, è quella che uso tutti i giorni e l'ho anche ricomprata, quindi è davvero tutto il suo dire. Solo il fatto che l'ho ricomprata, la sto usando tutta l'estate, ce ne basta pochissima, ne basta proprio. Io faccio, l'applico con 1, 2, 3, 4, 5 puntini e poi la massaggio anche sul collo per uniformare. È davvero una meraviglia, quindi non posso fare altro che consigliarvela per l'ennesima volta. Quindi fatemi sapere se voi avete provato altre BB cream che vi sono piaciute. Io questa sicuramente me la tengo stretta ed la parola a voi. Al prossimo video. Ciao!